Buongiorno, cerchiamo di rispondere alla domanda che fanno spesso i pazienti: ma dottore, ma i capillari ritornano? Allora, i capillari non sono tutti uguali, i risultati del trattamento sono legati a queste differenze e non al modo scelto per trattarli, cioè non fa differenza se usiamo il laser, l'ozono, la scleroterapia o altro ancora. E vediamo quindi quali sono le differenze che contano. Con l'eccezione dei piccoli capillari rossi, le grosse macchie, quelle ben visibili a una distanza di circa un metro o più, insorgono preferibilmente sulla faccia esterna della coscia, sulla faccia interna del ginocchio e sulla faccia esterna della gamba. Quelli della faccia esterna della coscia e quelli del ginocchio hanno spesso una disposizione con la chioma verso l'alto, mentre in basso si vede una vena blu che scende verso la gamba. Quelli della gamba sono invece disposti all'incontrario, cioè con la vena blu che scende dalla coscia e finisce nei capillari, che hanno di conseguenza la chioma rivolta verso il basso. I capillari della coscia si vedono di più se la paziente alza l'arto più in alto del cuore e meno se sta in piedi, mentre quelli della gamba si vedono di più in piedi e meno alzando la gamba in alto. Questo vuol dire che nei capillari della coscia e del ginocchio la vena blu è la vena di scarico del sangue dei capillari, mentre in quelli della gamba la vena blu è la vena che li rifornisce. I capillari della coscia prendono quindi verosimilmente origine dal tessuto adiposo cellulitico, come se il drenaggio venoso di quella zona fosse scarso e la natura avesse cercato altre vie di deflusso del sangue. Chiuderli ha quindi il significato di bloccare una via di scarico formata dalla natura, formata perché gli serviva, e quindi è ovvio che se li chiudiamo ritorneranno, spesso anche più brutti di quelli che c'erano prima. Il trattamento che imposteremo avrà quindi come finalità di schiarirli, non di eliminarli completamente, e cercheremo anche di fare in modo che la natura li dia un ciclo di drenaggio efficace e non visibile, e questo ritarderà il fatto di farli successivamente ritornare. Questo è possibile impostando un trattamento dolce con la microscleroterapia, dilatando molto nel tempo le sedute e applicando durante tutto il trattamento una forte elastocompressione con la calza elastica. In questo modo, fra una seduta e l'altra, una parte dei capillari si chiuderanno e nel tempo stesso un nuovo drenaggio andrà a formarsi, aiutato dalla calza elastica, che renderà meno appetibili, perché compressi, i tessuti superficiali, e quindi i circoli che si riformeranno non saranno visibili. Se dopo una seduta vedremo comparire piccoli capillari rossi al posto di quelli blu prima trattati, dovremo astenerci da fare altre iniezioni, perché il problema andrebbe soltanto a peggiorare. I capillari rossi sono la spia che un corretto drenaggio non si è ancora riformato, e noi dovremo aspettare che ciò avvenga usando sempre, continuativamente, durante il giorno ovviamente, la calza elastica. È ovvio che in questa strategia non c'è alcun posto per il laser, perché il laser chiude in maniera definitiva tutti i capillari trattati e innesca il problema del mancato drenaggio con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato. Invece la scleroterapia è un trattamento dolce che agisce in maniera graduale, e noi sfruttiamo questo suo vantaggio, questa sua caratteristica. Ovviamente la vena blu che si trova sotto i capillari della coscia non andrà trattata, pena un peggioramento dei capillari stessi. La vena andrà a rimpiccolirsi riducendo il letto dei capillari e quindi il sangue che la riempie. Nei capillari della gamba invece è la vena blu che rifornisce e quindi dovrà essere trattata per prima. Il trattamento di questo vaso è anche questo una cosa molto delicata, che parte da un'accuratissima mappatura ecocolor Doppler da fare con sonde alta. Allora, in conclusione di questa prima parte, per rispondere alla domanda dottore, ma i capillari ritornano? Beh, la risposta è sì, i capillari ritornano. Se però teniamo conto del meccanismo con cui si sono formati, i risultati saranno molto superiori e la necessità di ritocchi molto dilazionata nel tempo.